Ciao a tutti! Che cosa possiamo mangiare dopo una sessione di allenamento in palestra per non andare a distruggere i benefici che abbiamo ottenuto proprio con la fatica dell'allenamento? Lucia? Allora, anche qua dobbiamo valutare un po' che tipo di allenamento abbiamo fatto e soprattutto qual è lo scopo del nostro allenamento, no? Se andiamo in palestra per costruirci un po' di muscoli, no? Avremo fatto intanto un allenamento centrato soprattutto sul lavoro muscolare e quindi dovremo magari cercare di ripristinare un pochino la quantità di aminoacidi circolanti, visto che un po' ce li siamo magari posso, visto che il muscolo, appunto, abbiamo detto, per diventare ipertrofico, quindi insomma per crescere, ha bisogno appunto di aminoacidi, no? Quindi magari cercheremo di fare un pasto dove non manchino le proteine. Come abbiamo già detto in altre puntate, in altri flash, non è necessario mangiarsi di steccone per ripristinare le proteine, è sufficiente mangiare pesce, crostacei, uova, insomma, in quantità normale, non è necessario mangiare proprio delle grosse quantità, però mangiamole, cioè evitiamo la pasta asciutta, tanto per capire. Se invece abbiamo fatto un allenamento atto a dimagrire, no? Quindi un allenamento soprattutto aerobico, quindi con un forte consumo di energia, tipo lo spinning, cose del genere, allora lì magari possiamo anche fare un pasto misto, cioè non c'è bisogno di ripristinare così tanto gli aminoacidi, anche se una certa quantità di proteine è sempre meglio mangiarla, perché comunque qualunque sport prevede che si mettano in moto i muscoli, che quindi questi abbiano lavorato e abbiano consumato non solo energia, ma si siano anche messi in gioco proprio a livello proteico. Però anche lì eviterei di mangiare un pasto totalmente carboidratico, tipo la pasta asciutta. Perché? Perché altrimenti quello che diciamo allora, quando facciamo movimento aerobico tendiamo a distruggere la nostra riserva di carboidrati, e questo dovrebbe favorire la lipolisi, quindi l'inizio del consumo di grassi. Quando la riserva di carboidrati è scarsa, cosa fa il nostro organismo? Va a pescare nella riserva dei grassi, di quello che vogliamo, se vogliamo dimagrire. Se però dopo aver così consumato buona parte della nostra riserva di carboidrati, noi andiamo a ripristinarla immediatamente mangiandoci pasta asciutte o cose del genere, o focacce o pizze, è chiaro che il lavoro fatto è veramente perso. Dobbiamo invece possiamo mangiare un pasto misto contenente magari anche carboidrati, ma soprattutto pochi e a basso indice glicemico, quindi a lento assorbimento. Vanno bene tipo le minestre se siamo alla sera, o le verdure, che sono carboidrati, non dimentichiamolo, vanno bene, non lo so, legumi, cose del genere, insomma, non pasta asciutta, non panini e via. E questo perché bisogna che questa lipolisi che si è attivata appunto non si disattivi immediatamente, se no il risultato è nullo. Sempre troppo interessanti gli interventi della Lucia. Ci vediamo alla prossima, grazie.